C'era una volta un uomo e una donna che da molto tempo desideravano invano un bambino. Finalmente la donna scoprì di essere incinta. Sul retro della loro casa c'era una finestrella dalla quale si poteva vedere nel giardino di una maga, pieno di fiori ed erbe di ogni specie. Nessuno tuttavia osava entrarvi. Un giorno la donna stava alla finestra e guardando il giardino vide dei meravigliosi raperonzoli in una aiuola. Subito ebbe voglia di mangiarne e siccome sapeva di non poterli avere, divenne magra e smunta, al tal punto che il marito se ne accorse e spaventato gliene domandò la ragione. «Ah, morirò se non riesco a mangiare un po' di quei raperonzoli che crescono nel giardino dietro casa nostra!» L'uomo, che amava la propria moglie, pensò fra sé: «Costi quel che costi, devi riuscire a portargliene qualcuno!» Così una sera scavalcò il muro, colse in tutta fretta una manciata di raperonzoli e li portò a sua moglie. La donna si preparò subito un'insalata e la mangiò con avidità. Ma i raperonzoli le erano piaciuti a tal punto che il giorno dopo la sua voglia si triplicò. L'uomo capì che non si sarebbe quietata, così penetrò ancora una volta nel giardino. Ma grande fu il suo spavento quando si vide davanti la maga, che cominciò a rimproverarlo aspramente per aver osato entrare nel giardino a rubarne i frutti. Egli si scusò come poté, raccontando delle voglie di sua moglie e di come fosse pericoloso negarle qualcosa in quel periodo. Infine la maga disse: «Mi contento di quel che dici e ti permetto di portar via tutti i raperonzoli che desideri, ma una condizione: mi darai il bambino che tua moglie metterà al mondo.» Impaurito, l'uomo accettò ogni cosa e quando sua moglie partorì, subito comparve la maga, diede il nome di Raperonzolo alla bimba e se la portò via. Raperonzolo divenne la più bella bambina del mondo, ma non appena compì 12 anni, la maga la rinchiuse in una torre alta, che non aveva scala né porta, ma solo una minuscola finestrella in alto. Quando la maga voleva salirvi, da sotto chiamava: «O Raperonzolo, sciogli i tuoi capelli, che per salirmi servirò di quelli!» Raperonzolo aveva infatti capelli lunghi e bellissimi, sottili come oro filato. Quando la maga chiamava, ella scioglieva le sue trecce, annodava i capelli in alto, al contrafforte della finestra, in modo che essi ricadessero per una lunghezza di 20 braccia, e la maga ci si arrampicava. Un giorno un giovane principe venne a trovarsi nel bosco dove era la torre. Vide la bella Raperonzolo alla finestra e la udì cantare con voce così dolce che subito se ne innamorò. Egli si disperava, poiché la torre non aveva porta e nessuna scala era alta a sufficienza. Tuttavia ogni giorno si recava nel bosco, finché vide giungere la maga, che così parlò: «Ora Peronzolo, sciogli i tuoi capelli, che per salir mi servirò di quelli!» Così egli capì grazie a quale scala si poteva penetrare nella torre. Si era bene impresso nella mente le parole che occorreva pronunciare e il giorno seguente, all'imbrunire, andò alla torre e gridò: «Ora Peronzolo, sciogli i tuoi capelli, che per salir mi servirò di quelli!» Ed ecco, ella sciolse i capelli, e non appena questi toccarono terra, egli vi si aggrappò saldamente e fu sollevato in alto.
Raperonzolo da principio si spaventò, ma ben presto il giovane principe le piacque e insieme decisero che egli sarebbe venuto tutti i giorni a trovarla. Così vissero felici e contenti a lungo, volendosi bene come marito e moglie. La maga non si accorse di nulla, fino a quando, un giorno, Raperonzolo prese a dirle: «Ditemi, signora Gothel, come mai siete tanto più pesante da sollevare del giovane principe?» «Ah, bimba sciagurata!» replicò la maga. «Cosa mi tocca sentire?» Ella comprese di essere stata ingannata e andò su tutte le furie. Afferrò allora le belle trecce di Raperonzolo, le avvolse due o tre volte intorno alla mano sinistra, prese le forbici con la destra e, zic-zac, le tagliò. Da qui portò Raperonzolo in un deserto, dove ella fu costretta a vivere miseramente e dopo un certo periodo di tempo diede alla luce due gemelli, un maschio e una femmina. La stessa sera del giorno in cui aveva scacciato Raperonzolo, la maga legò le trecce recise al contrafforte della finestra e quando il principe giunse e disse: «O Raperonzolo, sciogli i tuoi capelli, che per salir mi servirò di quelli». Ella lasciò cadere a terra i capelli. Come fu sorpreso il principe quando trovò la maga al posto dell'amata Raperonzolo. «Sai una cosa?» disse la maga furibonda. «Per te Raperonzolo è perduta per sempre». Il principe, disperato, si gettò giù dalla torre. Ebbe salva la vita, ma perse la vista da entrambi gli occhi. Triste, camminò per i boschi, nutrendosi solo di erbe e radici e non facendo altro che piangere. Alcuni anni più tardi, capitò nello stesso deserto in cui Raperonzolo viveva fra gli stenti con i suoi bambini. La sua voce gli parve nota e nello stesso istante anche lei lo riconobbe e gli saltò al collo. Due lacrime di lei gli inumidirono gli occhi, essi si illuminarono nuovamente ed egli poté vederci come prima. Raperonzolo e il principe vissero da quel momento per sempre felici e contenti.